Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati, ben ritrovati sul mio canale. Come va? Come state? Tutto bene? Allora, sono tornata con un altro video in collaborazione con insomma, Antonella, Zura e Filomena. Trovate come sempre in info box i link dei loro canali, consigli di Antonella 2 a YouTube e Filomena Magliulo. Quindi andate a vedere anche insomma i loro video perché questi veramente. Cioè, questo sarà un video interessante e speriamo che non vi mettiate a ridere e vi spiego anche perché. Allora, il titolo del video in collaborazione è 5 rossetti che usiamo in primavera. Quindi vi mostriamo appunto questi 5 rossetti, quindi ne mettiamo uno, lo togliamo, ne rimettiamo un altro, lo togliamo e vediamo se in tutti questi passaggi, insomma, non esca fuori. Qualcosa a modo circo. Fisso un attimo lo schermo, ecco, così non si muove più. Allora, cominciamo con, ho messo i miei rossettini dentro questo contenitore, mi sono armata di fazzolettini imbevuti per andare a togliere il rossetto e un piccolo specchietto, appunto perché, cioè, voglio dire, non sono professionista, quindi non riesco a mettermelo così, ma magari mi guardo allo specchio e viene fuori qualcosa di più decente. Allora, il primo che vi mostro, allora, innanzitutto io in primavera poi barra estate, quelli che ovviamente più utilizzo, il rosso non manca mai sicuramente, utilizzo più dei colori tendenzialmente tendenti al fucsia, al rosato, all'arancio, insomma giochi di colore, poi magari sopra il rossetto passo qualche gloss e quindi lo faccio più lucido, insomma mi piace proprio giocare e partirei subito con questo rossetto qui che allora questo se non erro dovrebbe essere quello di Essence, sì, Essence è il numero 20, ma non vi metterà mai a fuoco il numero completamente, neanche se mi allontano, forse così, vediamo così, no, non ve lo metto a fuoco, comunque fidatevi, è il numero 20 di Essence, questo l'ho acquistato credo la scorsa estate, sì, ed è appunto come vi dicevo di questo colore rosa, che adesso vediamo se riesco a farvi anche gli swatch così li vedete sia sulle labbra che sulla mano. Allora, il primo è questo qui, ma non si vede nulla con questa luce completamente. Non so come farvelo vedere. Comunque è un rosa. È un rosa. Allora lo metto. È molto ovviamente chiaro. Generalmente poi io vado a passare anche la matita. Questo è il primo, quindi siamo sul rosino. Ok, prendo la mia salviettina, lo tolgo, spero di non pasticciarmi tantissimo. Ok, dai, e passiamo a un altro che questo invece è quello di Avon. E parliamo appunto anche qui, andiamo invece su un colore un po' più scuretto, sempre tendente al fucsia. Questo magari si vede di più il contrasto, sì. Questo si nota di più il contrasto. E ve lo faccio vedere indossato sulle labbra. Questo di Avon è il Berry Bright e il numero dovrebbe essere. Dove lo metto nel numero? In Avon? Non c'è il numero? C'è un codice. Comunque esce Berry Bright. Berry Bright. Allora. Ovviamente così, insomma, andiamo.
sul veloce. Non è messo perfetto, però ecco, questo è il risultato. E quindi questo è il secondo. Riprendo la mia salviettina e levo. Vediamo se riesco a togliere senza fare molto pasticcio. Ok, avete presente dopo che una mangia la pasta col pomodoro? Questo è l'effetto. Poi un altro che vi mostro è questo. Questo forse l'ho preso. Una ragazza aveva una sorta di rappresentanza di cosmetici, di prodotti cosmetici comunque non molto conosciuti. Infatti credo che non abbia marca, c'è un numero 54, ma poi c'è scritto London Berry in Cosmetic, numero 54, Berrym. Non ha comunque, non è un marchio. E questo è tendente all'arancio, anche un po' leggermente dorato. Vediamo se lo passo sulla mano. Sì, si capisce. Arancio, ma è anche leggermente dorato, abbronzato. Questo con l'abbronzatura è veramente carino. E allora lo mettiamo. Questo va sfumato molto perché appunto è molto aranciato. Oddio, c'ho un pelo. Vabbè, penso che può bastare per prova. Questo è l'effetto. Se mi allontano si nota di più. Ovviamente, cioè, sono bianca, però sull'abbronzatura è veramente carino. E questo è il numero 3. Coraggio che stiamo finendo. Togliamo anche qui. Meno male che la salviettina toglie buona parte. Ok, perfetto. Allora, poi ho, questo non mi ricordo qual è, se è uno degli ultimi, sì. Allora, questo qui di Kiko, che è di una collezione, la collezione natalizia, e questo è il numero 01, infatti sì, è la Magical Holiday, ed è quelli con la chiusura a calamita, cioè fantastico, questo è veramente bellissimo, ed è di questo colore, che è tendente, insomma, sempre rosino, malva, cioè a me piacciono questi colori qui, per cui c'è proprio escludendo quelli là molto scuri come il mattone, come quelli tendenti al violaceo, alla fine poi è il rosso, ovviamente che quello lo metto sempre, opto più su questi colori qua, quindi sul rosino, malva, fucsia, questi sono più o meno i colori. Ve lo swatcho anche questo qui. Questo è un bel colore, è più matto. Sì, eccolo qui. Vedete, il primo praticamente è chiaro chiaro. Eccolo qui. E allora, mettiamo anche questo. Una stesura bella. È di una morbidezza. Ok,
Ok, e questo abbiamo detto quindi Kiko, il numero 01. E per finire, dulcis in fundus, come si dice, in fundu, togliamo il Kiko e andiamo sul mio amato rosso. Oddio, qua siamo arrivati alla pasta col ragù, praticamente. Ok, andiamo al mio rosso. Oddio, è rimasto così si vede meglio. Allora, questo qui è rosso, è di Deborah ed è il numero 816. Deborah, ed è proprio un rosso, cioè questo è il rosso per eccellenza. Ve lo faccio qui. Bellissimo questo rosso, mi piace davvero tanto. Molto molto bello. Allora, vediamo se riesco a metterlo così, forse faccio prima. No, però ho paura poi di uscire fuori. Poi avete fatto caso che sono alcuni rossetti che profumano. Sono buonissimi. Questo si vede, questo si vede, questo è proprio top, cioè veramente questo rossetto di Deborah mi piace tantissimo, un profumo, una morbidezza eccezionale. Ok, togliamo anche l'elastico e così. Ok, perfetto. Ok ragazze, il video finisce qua, vi raccomando andate a vedere quello delle ragazze, così insomma vediamo che colori di rossetti ci propongono, vediamo un po' cosa ci fanno vedere, sono veramente utili e divertenti allo stesso tempo, cioè veramente non avrei mai pensato di mettere 5 rossetti uno dietro l'altro così in questo modo, ci voleva il video in collaborazione per mettermi in queste condizioni, comunque è stato davvero, cioè, veramente piacevole fare questa collaborazione. Quindi ringrazio come sempre Antonella e le ragazze che hanno partecipato. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.